Oggi, 15 marzo, festeggiamo Santa Luisa de Marillac, vedova e religiosa 1591-1660. Non molti mesi or sono, le cronache parlarono della sollevazione nella Basilica di San Pietro di una grande statua marmorea che andava ad aggiungersi a quelle che coronano in alto la prima chiesa della cristianità e che rappresentano i fondatori e le fondatrici dei più grandi ordini religiosi. Quella statua infatti raffigurava Santa Luisa de Marillac, non fondatrice ma cofondatrice delle Figlie della Carità. Cofondatrice? E con chi? Con San Vincenzo de Paul, il santo dei galeotti, il santo dei carcerati, il santo degli ammalati, il santo dei vecchi, il santo degli orfani, il santo dei poveri. Come avrebbe potuto questo prodigioso santo francese fare tutto quello che fece se non avesse avuto attorno a sé tante donne? Donne generose, donne intraprendenti, donne coraggiose, donne obbedienti, donne pazienti. Le più grandi e nobili dame della nobiltà francese del Seicento vennero così mobilitate dal santo che non si vergognava di essere stato in gioventù un povero porcaro e formarono le cosiddette dame della carità. Ma Luisa de Marillac raccolse attorno a sé donne anche più generose, disposte cioè a sacrificare la loro vita per l'assistenza ai bisognosi, le cosiddette Figlie della Carità. Luisa de Marillac, nata a Parigi nel 1591, era andata sposa, 19enne, ad Antonio de Grasse, rimasta vedova a 34 anni, invece di accettare altri partiti mondani, si dedicò alla vita devota, secondo le dolci dottrine spirituali di San Francesco di Sales. Quando incontrò San Vincenzo de Paul, ebbe come la rivelazione di quale sterminato campo le donne potessero disporre per esercitare la carità. Raccolse nel proprio palazzo alcune giovani volenterose che, vestite di bigio e con una bianca cuffia in testa, si dedicarono a tutte quelle opere che l'inesauribile Vincenzo de Paul suscitava da ogni parte e per ogni ceto di persone. A Parigi le chiamavano le Sœurs Griseuses. Si moltiplicarono prodigiosamente, prodigandosi in maniera così eroica da meravigliare i più scettici di quel secolo e di quella società che venne definita svogliata e corrotta. La diffusione delle Figlie della Carità continuò anche dopo la morte della fondatrice. E quando nel 1934 Pio XI la proclamò santa, la Basilica di San Pietro era tutto un palpito di bianche cornette, il copricapo tipico delle Figlie della Carità. Ma quelle radunate in San Pietro non erano che una minima parte delle Figlie di Santa Luisa de Marillac. Nello stesso momento, tante altre cornette palpitavano come farfalle nate nella primavera della carità, nelle corsie degli ospedali, nei corridoi delle carceri, nei refettori degli ospizi, nelle aule degli orfanotrofi, ovunque c'è da soccorrere, da alleviare, da curare, da soffrire, secondo la parola d'ordine data da Santa Luisa de Marillac alle figlie non sue, ma della cristiana carità. Oggi festeggiamo anche San Longino, centurione martire del primo secolo, Santa Matrona, vergine martire nel 304, San Probo, vescovo e confessore del VI secolo, e tutti i santi del paradiso pregate per noi. Amen.